Ciao Sephora Beauty Community, sono Giulia Peculiar e oggi sono qui per mostrarvi come realizzare questo look super glam estivo con alcuni dei miei prodotti preferiti di Nabla. Come primo prodotto prendo la Poison Garden Palette e prelevo la colorazione Opera. Incomincio a tamponare questo colore nell'angolo esterno della palpebra mobile. Questi ombretti sono molto saturi, però sottili. Questo ombretto in particolare è una formulazione super matte, quindi molto opaco e appunto saturo. Ora comincio a diffondere il colore utilizzando piccoli movimenti circolari. Ora prelevo la colorazione Honey. Con la colorazione Honey inizio a pressare il colore sopra la sfumatura di Opera e lo porto ancora di più nella piega dell'occhio. Pian piano costruisco il colore. Direziono Honey verso la coda del sopracciglio per creare un occhio più allungato. Ora prendo la colorazione Subliminal. Questo colore lo applico direttamente col dito sulla parte rimanente della palpebra mobile e come vedete questo colore ha una luminosità pazzesca. Ma se volete potete applicarlo tranquillamente con il pennello. Ora prendo anche un po' di Berry Bite e questo colore lo utilizzo per legare lo shimmer e l'opaco scuro che abbiamo sulla palpebra mobile. Come vedete, questi colori si stratificano senza problemi. Ora utilizzo il Cereal Liner e lo uso per tracciare una riga di eyeliner. Noterete che questo eyeliner ha le setole molto sottili, quindi vi permette di applicare l'eyeliner in modo semplice e il colore è super nero. Sulla rima inferiore riapplico la colorazione Berry Bite, tamponandolo. Diffondo leggermente il colore con Honey. Applico la colorazione Fabric. Questo colore andrà direttamente sull'angolo interno per dare un bellissimo punto luce. Per completare il look occhi, applicherò il mascara Major Pleasure. Questo mascara è un mascara che moltiplica l'apparenza delle vostre ciglia, rendendole più volumizzate e allungate. La sua formula è stata studiata per non creare grumi o dare fastidio all'occhio. Per le sopracciglia invece utilizzo la Brow Divine che da un lato ha la matita e dall'altro uno scovolino. Incomincio utilizzando il lato dello scovolino e a pettinare le mie ciglia verso l'alto e soprattutto all'infuori, quindi qui andrò in alto e poi qui mi sposterò verso la tempia e successivamente prendo la parte della matita e inizio a disegnare dei piccoli peletti. Essendo questa matita della durezza giusta, quindi né troppo dura né troppo morbida, riesco tranquillamente a disegnare pelo per pelo, aiutandomi con la sua punta molto piccola. A questo punto potete disegnare i peletti in tutte le zone dove vi manca o dove volete le sopracciglia più folte. In alcune zone riempio direttamente, quindi facendo tanti piccoli peletti. Dopodiché riprendo lo scovolino per pettinare nuovamente tutti i peli. Eccomi qui con il look terminato utilizzando i miei prodotti preferiti di Nabla. Spero davvero che vi sia piaciuto. Con questo vi mando un bacio enorme. Ciao a tutti!